proprio per vedere tutte le fotografie che hanno gli sfondi in Corriere della Sera, e poi bisogna trovare un modo per far convivere queste diverse fotografie. Vediamo qua i problemi, scusate, i problemi, vediamo graficamente segnati, da 94, il problema da analizzare, poi vediamo fisicamente dove troviamo i problemi della viabilità e degli incroci per che hanno qualche problema, sono porta a porta, piazza Cavour e Santa Sofia. Questi tre punti vanno studiati perché hanno situazioni delicate sul tram, che devono poter passare sul ponte, sono talmente focalizzati. Ho accennato prima le interferenze con Seveso e De Fossi, e quindi bisogna studiare dal punto di vista tecnologico. Rapporto recente, parleranno le due ricercatrici che poi sono già presentate a voi e parleranno su questo tema, il tema dell'acqua del Seveso, questo è il tratto interessante per il problema dello scoppiamento che abbiamo accennato. San Marco in questa posizione, ecco perché è strategico, perché è San Marco, e infine il mantenimento delle sponde storiche. Questo è un tema molto interessante. Le sponde storiche mantenibili sono nel tracciato che vedete evidenziato, cioè Conca più San Marco e Conca, Cerchio e San Marco. Perché nel tratto della Piccola Gioia il danneggiamento della struttura storica almeno non c'è la possibilità di recuperare. E qua vediamo che il progetto possibile di riapertura salva sostanzialmente tutta la sponda esterna, diciamo, salvo meglio la gioia, ma non esiste il problema, della conca, tutta la sponda esterna del Naviglio potrebbe essere messa in luce attraverso l'intervento, quella storica, a condizione che sia ancora in buono stato. Molte opere sono state associate ad essa e solo scavo ci consentirà di capire come procedere. L'opportunità è più facile, una storica operazione per il rilancio in alto del vista turistico verso la formazione della via d'acqua dall'acqua giovane Adriatico, e sono andata dal fumo Adriatico, con la riscoperta da darsi da come porto di Milano. E poi la possibilità di realizzare comunque una pista ciclabile dall'Ada vicino al porto che transita nel cuore di Milano. Questa io credo sia una delle risorse più grandi da offrire dal punto di vista turistico. Con continuità, da vicino passare sostanzialmente. Altra opportunità, immagino io, ne discuteremo andare, eccetera. Tenere il scaldamento può usare lo scavo dei laventi per costituire probabilmente, non sono proprio un tecnico di questo, ma un servizio di grande collettore per andare avanti con tenere il scaldamento nel centro della città. Come vedete il tenere il scaldamento è posizionato in posizioni dei luoghi più esterni della città, invece nel centro c'è qui veramente una sinergia. Lo scavo per realizzare questa dipendenza è possibile l'elemento economico di risparmio. Miglioramento dell'auto dal percorso cittadino non avete senso, ho qui l'immagine della quella del Marco Rossini, vedete bene che il senso andrà in un manufatto separato e la Martesana uscirà all'aperto, quindi c'è una maggiore possibilità di concorrenza dell'acqua della Martesana che non riceve più l'afflusso disordinato proprio dopo non pulito. Realizzazione di un tiro storico, riduzione del traffico veicolare nel centro e creazione di aree di città a traffico limitato. Qui vedete la città di Italia nel centro storico, il limite attuale di area C, è una simulazione modellistica di quale sono oggi, le flussi di traffico veicolare sostenibili sui bastioni senza usare la cerchia. E quindi vedete che la riapertura della linea è un'occasione storica per il lancio di un'area dal punto di vista turistico, la separazione del Seveso è un elemento importante, il riordino del sistema dei sottoservizi del teleriscaldamento è un altro cardine, l'arredo urbano unitario dà senso di appartenenza alla città, da periferia a periferia, passando attraverso il centro per essere riconoscibile, adesso è un elemento di valore che dà il senso di unità alla città che ha bisogno di recuperare il senso di identità. La riduzione della miglio consente di ridurre
particolare nella cerchia, quindi conforme a due esempi affrontati. Uno, il commercio si può stendere lungo il tracciato, riducendo la concentrazione di commercio e movida nei 2, 3, 4 posti tipici, ma sciogliendo questo elemento di congestione che c'è attualmente in 3-4 posti di Milano, con un percorso attraente e nuovo, e riqualificando quindi le periferie. Migliora la bellezza di Milano, migliora la qualità della vita, può collegarsi ad altri progetti di riqualificazione idraulica, per esempio quelli relativi alla roccia del Tagna, alla Valle dei Monaci, si collega direttamente al sistema di Expo 2015, anzi se riusciremo ad anticipare qualcosa si collocherebbe bene in questo evento. E quindi vediamo un po' cos'altro potrebbe essere. Questo è il mercato immobiliare, potrebbe avere un riflesso positivo, sarà qualche preoccupazione da parte dei proprietari, almeno non declassa, anzi eleva il valore degli immobili sul lungo percorso, questo è sbagliato sul boscaccio. E qua c'è la sintesi di quello che si vede stamattina, che sono cercato di stare quasi 15 minuti. Emilio Battisti ci parlerà del progetto di fraternità e della gente in casa, servirà sottotitoli breve intervento dei nostri che parlerà di progetto. E Pio Malara ci parlerà della pompa di Viarena come inizio stimolo alla ripresa della navigazione. Andrea Cassone ci illustra la via Francesco Sforza. Marco Cusinti ci parlerà dell'intervento di Ventura Gioia. Seguirà un brevissimo intervento del multiverso agli Andrea e Marco Roberto. Farò vedere le fotografie storiche contaminate col moderno, sarà un'esperienza, per detto, molto bella, avremo il piacere di averli con noi. Giorgio Borgi farà il scenario di Roberto Lamichi, Umberto Cervallari, che parlerà all'inizio, ci mostreranno a Cervallini scala 1 come proposizione ai cittadini di cosa può accadere quando ci sia una partecipazione democratica al progetto di partecipazione. Cristina Sciani, per la volta alla mia, ci mostra lo studio di prefattibilità idrogeologica, Guido Rossi ci mostra lo studio di prefattibilità idrogeologica, Fabio Boscacci, la metodologia di protezione economica con le prime. Se tutti noi non sforzo, come ho fatto io di parlare velocemente, di comunicare brevemente quanto hanno da dire, arriveremo alla fine di questo ragionamento. Questi sono il gruppo di collaboratori che avete visto, una parte del gruppo di collaboratori che avete visto alle mie spalle, hanno fatto questa forza ragione che ci potete vedere di questo progetto, però non posso esimermi dal chiudere questo corso, piuttosto la funzionata di navigazione culturale dei navigli di aperto di domani. Vi ringrazio.